Io non ce l'ho mica su con le mosche, solo che in estate entrano dappertutto. A cosa servono? Il mio babbo neanche lui le può soffrire, ma dice che con tutte quelle mosche intorno si sente come una merda di vacca. Lo so che i bambini non devono dire le parolacce, ma le possono pensare, che i pensieri non sono mica trasparenti e uno ci può vedere dentro e dire: tu hai pensato una parolaccia. Io le penso e le scrivo, così mi ricordo come si fa e c'ho tutto un elenco di parolacce scritte che qualcuna le ho sentite dai miei compagni come culo, merda, pistolino, passerina, ma le più forti le raccolgo al mercato, che ci vado con la mia bisnonna a fare la spesa e le ho divise in due colonne, quelle dei fruttaroli, che sono molto fiorite perché loro ci sono abituati alla natura, e quelle dei pollai, che sono quei signori che vendono i polli morti, che vivi non è mica facile tagliarli a tocchi. Le mogli dei pollai quelle parole non le dicono, che non sta bene, e non fumano neanche, ma le loro sigarette se le fumano tutte i suoi mariti, che sarà per via del fumo che gli viene una bella fantasia a inventarsi parolacce. Qualche volta si sentono anche delle madonne, tipo quando uno ci fanno cascare una cassetta di patate sui duroni, che non sono mica le ciliegie, che a mangiarne un chilo si può anche morire, ma sono i suoi calli di quel tipo lì che lo fanno bestemmiare se ce li pestano. Ma però le madonne io non le scrivo, non ha senso parlare male degli animali che hanno anche loro i suoi pensieri e magari anche i calli che ci fanno male, e sicuro se anche sapessero parlare mica griderebbero Dio uomo o donna Madonna. Ma il più bestiale di tutti è il triparo del mercato, che, come dice la mia bisnonna, le spara proprio grasse, che lui nella cacca ci lavora tutto il santo giorno. Le signore, anche quelle col collo di pelliccia, che è tutto coniglio tinto, quelle con le sporte a rete, quelle ricche con le borse di pelle, si fermano davanti al suo banco a ridere con una mano davanti alla bocca, che qualcheduna non so perché finisce che piange e dice: oddio, mamma mia, mi scappa quasi. Perché al triparo ci piace di avere un suo pubblico femminile e si gasa per quello. Ecco, adesso mi sono perso dietro le parole, che è come lasciare aperta la finestra alla fantasia, ma non come a scuola, che il maestro ti controlla su tutto e ti dice cosa stai pensando, che non segui la lezione. Ma mi sono ritrovato. Un pugno di mosche. Mosche in cucina, sulla tovaglia incerata e sulle sedie. Un tappeto di mosche morte sparse come le figurine sul pavimento quando gioco a puntinissima, ma qui sono punti neri da schivare, saltellando a zoppa gallina, prima su un piede, poi sull'altro, che non mi dà fastidio il croc delle mosche quando le schiacci, ma perché si spatassano sotto le suole, che è uno schifo davvero. Adesso vi dico com'è che gli sparo il flit in aria che sembra nebbia, e canto quel motivetto della radio che fa mazza la mosca, corfli, ma qualche spiritosone dei miei amici dicono ammazza la vecchia corfli, che poi bisogna rispondergli e se lo muore col gas. Ma le mosche non fanno il coro perché restano stecchite in volo e cadono a piombo con un piccolo rumore quando toccano il pavimento, che noi bambini lo sentiamo. Ma abbiamo le orecchie buone, mica come quelle della mia bisnonna. Le mosche sembrano che non si accorgono nemmeno che finisce il loro tempo di volare. Qualcheduna atterra sulle zampe e fa qualche tentativo di tornare ad alzarsi, ma poi decide che è meglio camminare, ma poco, e si arrende e finisce che tira le ultime zampettate all'aria appoggiata sul fianco. La mia mamma dice che il flit è un veleno, ma bisognerebbe usarlo anche con attenzione. Siccome che le mosche muoiono tutte, ma anche le zanzare, vuol dire che quella nebbiolina puzzolente è di quelle che fanno male alle mosche, ma anche alle zanzare, che poi sono peggio. Il droghiere, il flit, lo chiama DDT.
e lo vende a bottiglioni, che tanto nessuno ci viene in mente di bello, che allora sì che muoiono anche gli uomini. Il droghiere vende tutto nei bottiglioni, dice che sono la sua unità di misura. La lisciva no, quella è polvere, ma la verechina per i bucati innevati sì, e glicerina per i geloni invernali, e acido muriatico per sturare i lavandini. Ma il frit è la sua specialità, che infatti il bottegaio non la vende mica, lui dice che non fa male agli uomini, se facesse male non lo venderebbe, come il ferramenta che vende chiodi, bulloni e amianto, un materiale così speciale che se ci fai un paio di mutande, allora ti puoi sedere anche sulla cucina economica accesa e non ti bruci neanche le chiappe. Comunque io non capisco perché mai a uno ci debba venire la voglia di mettersi a sedere proprio sulla cucina economica, che al nonno ci serve dallo stile della Toledo.